È una coppia che ha preso il travestito. È una coppia di uomini che però, ecco, come il Legnanese, una coppia lombarda. Chi è lei? La signora Enrichetta. Ecco, la signora Enrichetta non c'entra niente. Lei chi è? Io sono, stiamo facendo una trasmissione qua. Non siamo mica in corsia qua, no. Che corsia? Siamo mica all'ospedale. No, qua. Non siamo all'ospedale, per fortuna. Ah, no? No, perché lei cosa c'entra? Giuravo di esserlo lì. Senta, lei non è un medico, no? No, non ho il camice, mi spiace. Però la faccia ce l'ha da medico. Non riesco a trovare più la mia camera. Sono uscita, non la trovo più. Ecco, allora si sieda qua, sta tranquilla, sì. Vado a vedere se grazie, possono fare... bene. Salve, arrivederci. Se allora, viene la gente a trovarci adesso. Io non volevo... Speriamo che non venga la, quella tipo là. Figura. Lo sapevo. Cara, cara, dora. Sì, cara, cara. Cara, cara. È un'ora e mezza che continua a girare. È un'ora e mezza che continua a girare. È finalmente che ti ho trovato. È finalmente che ti ho trovato. Come hai fatto a trovarmi, ne? Come ho fatto a girare? Che fortuna! Come ho fatto? Ha girato! Lascia stare che è un periodaccio! Sono mica entrato a portare un telegramma! Sono dentro da luglio dell'anno scorso, ne? Roba da farne dei quadri, roba da farne dei quadri! Lascia stare! Mica che! È bello parlare con te, ne? Veramente mi trovo gusto proprio! E la febbre ce l'ha! Ma han provato la febbre col termometro. Chiunta su! Siccome non mi stava nella scella, me l'ha messo nell'ano. Non l'abbiamo più trovato. Incredibile, veramente, incredibile. Bene, che m'ascolto! Non sono preoccupata per il mercurio e il vetro, ne? Chissà chi l'ha toccato quel termometro. Si capisce? È da mangiare, mangi. Sì. Mangi. Sì, sì. Cosa mangi? Il purè. Purè 7 kg a mezzogiorno, 7 kg la sera. Che sono preoccupato. Perché? Che c'ho lì una montagna di roba da stirare. È bello. Che c'ho lì il minestrone che mi va male. Ma è infettiva, sto male anch'io. È da mangiare, mangi? Sì, pure! Ah, ma non male. L'altro giorno me l'hanno portato con la cariola e con la vanga me l'hanno dato. Erano più le vangate che ho preso che il purè che ho mangiato. Ci credo. Mi asterisco, va, lascia stare, va. Però piuttosto, tua figlia! Mia figlia ha preso la macchina nuova. Ha preso la macchina nuova? Chiedimi, che macchina ha preso? Che macchina ha preso? Perché? Non ti fai così tuo. Ma me l'ha chiesto lei! Ha preso la Pajero. Ma va? Quella che si scabriola. Ah, quella che si scabriola. All'interno in radicchio. Ah, sì! Cerchioni rucola e sedani come frecce. Pensa che c'ha le portiere che si aprono e si chiudono. Che culo! Incredibile. Pensa te, veramente? Mica che non è vero. No, te non le fa più così siete dal baule adesso. Sì, ho saputo. Pensa che c'ha i fanali filmati. Ma va? I fendi nebbi. Che forza! È da mangiare, mangi, che ti vedo bella pienotta, si vede che mangi. Il purè! Pensa che l'altro giorno sono caduto dal letto. Ma te, ma lavoravi all'ANAS per caso? Col martello pneumatico? No. Se vai al neuro ti fa subito un cecchino. Te sono caduto dal letto e non mi sono fatta niente. Perché? C'era il purè tutto l'intorno. Te l'ha saccato e mi sono fatto. Vabbè, va.
Vieni su qualche sera. Che magari, ma te, ma, comunque anche te, ma come va, eh? Abbastanza bene, cosa vuoi fare se tiro avanti? Caccioli una montagna di roba da stirare. Ma per quelle semiparesi facciali non fai niente. Ho preso una scopa per il giardino. Ma va? Quella lì che è di Selvaggina. Selvaggina. Le anatre che... Mai sentito? Vieni su qualche sera a trovarmi con l'Augusto. Te, ma mi fai far quattro passi? Sì, dai, no, non ci voglio. Come sei venuto apposta, mi fai fare anche i passi? Ma vada, ma io non so, ma... Senti, a proprio vieni su con Augusto qualche sera a casa. Chi è l'Augusto? È tuo marito. No, si chiama Ugo. Ma non sei la Giulia? No, sono l'Erichetta. Ho sbagliato persona. Ma pensa a te... Madonna! I fichi d'India!